Miss Italia 1999 la numero 17, Manila Nazzaro. Oh, piano, piano, piano. Manila Nazzaro, ex Miss Italia, conduttrice, speaker radiofonica di RTL, impegnata nel suo libro, il primo libro, ma imprenditrice di un nuovo progetto, Gli Occhi di Sofì, che nasce in pieno lockdown, inaugurato ufficialmente lo scorso 25 febbraio. Grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuta. Grazie, grazie di cuore, grazie a voi per la disponibilità e il tempo. Sì, e in realtà mi piace questo tipo di intervista perché forse è la prima volta che parlo di una nuova Manila, come sempre dico. Quando si parla dei cosiddetti piani B, no? È un lavoro, quello, il mio lavoro ormai l'ho scelto da quando, in realtà l'ho scelto in maniera pratica da 22 anni, ma in realtà fondamentalmente l'ho scelto sin da quando ero piccolissima e mai avrei pensato poi invece concretamente di buttarmi nell'imprenditoria vera e propria. Questo perché, nonostante insomma io sia una macchina da guerra organizzativa, nel senso che sono vera, cioè io se decido di fare una cosa sono veramente precisa, fiscale, faccio tutte le cose per bene, incastro tutto, e quindi per quanto riguarda quest'altro tipo di progetto e ci vuole questo, cioè nel senso che sono sempre stata molto estro, però anche molta razionalità, e poi a un certo punto nel piano B della vita di noi insomma artisti dello spettacolo, della televisione, della radio, anche così eccetera eccetera, è chiaro che ci vuole anche un po' di razionalità, non solo estro. È chiaro che ti sei lanciata, diciamo così, in un periodo anche difficile perché in piena pandemia hai deciso di lanciare sia un progetto imprenditoriale, ma anche un messaggio molto forte perché è dedicato alle donne, Gli Occhi di Sofì, per avere uno sguardo perfetto, anche perché sentendosi belle dentro, in qualche modo questa luce poi viene anche al di fuori, attraverso proprio lo sguardo che è diventato e viene assolutamente valorizzato. Assolutamente sì, guarda, Gli Occhi di Sofì è stata quasi una naturale conseguenza di un anno particolarissimo, l'anno della pandemia, una pandemia mondiale in cui tuttora ci siamo dentro, quindi le preoccupazioni, il non sapere più il futuro come sarà, quelle incertezze che di per sé già fanno parte di un lavoro come il mio, ma ancora di più nel periodo in cui stiamo vivendo, insomma la nostra categoria è una delle categorie più colpite sicuramente, insieme a quelle dei matrimoni, degli alberghi, dei ristoranti, insomma ci sono delle categorie particolarmente colpite. Sì. Adesso non è soltanto nel mio viso che va in televisione, ma è tutti e la manodopera che ha dietro una telecamera, che è a casa, e ci sono famiglie intere che vivono di questo lavoro. E quindi quell'incertezza della pandemia si è in realtà sposata con un'esperienza per me umanamente molto importante, l'esperienza successiva a Temptation Island, dove fondamentalmente per la prima volta in 20 anni ho avuto veramente la possibilità, la vetrina giusta in cui raccontare la vera Manila, soprattutto il mio sostegno verso le donne, la mia vicinanza alle donne. Sai cosa si dice spesso e sempre, e a volte purtroppo accade, che noi donne non riusciamo a far gruppo, non riusciamo a rimanere unite. Io invece questo non ho mai voluto credere, e comunque non mi sono mai piegata a questo tipo di pensiero. Ho sempre pensato invece che noi donne siamo degli esseri bellissimi, ancora di più se siamo compatti e unite tra di noi, e probabilmente anche perché non ho mai... sono state sempre molto fortunate, quindi di conseguenza un po' quella cosiddetta invidia femminile io non l'ho mai provata. Questo mi ha portato ad avvicinarmi al mondo femminile sempre con grande serenità, sorriso e con grande complicità. E quindi queste due cose, paradossalmente, tu dici perché si sono sposate? Perché in seguito all'esperienza di Temptation Island, in cui appunto ho avuto questo tsunami, letteralmente uno tsunami di affetto e di stima da parte del pubblico femminile, a seguire anche praticamente la vicenda che ho deciso di raccontare, appunto perché a dimostrazione che le donne sono tutte uguali, soprattutto davanti al dolore, perché la vita è fatta anche di dolore, anche per noi che siamo da questa parte della telecamera. E quindi dopo la mia decisione di raccontare la perdita del bimbo, del nostro bimbo, mio e di Lorenzo, a quel punto le due cose si sono unite. Arriva un pazzo di un mio amico che si chiama Fabrizio e mi dice: tu sei
una donna che ama le donne, e secondo me se tu decidi di raccontare l'amore, l'amor proprio verso se stesse, che vuol dire, che si traduce in termini anche di curarsi, di sentirsi belle, sentirsi di star bene con se stesse prima di tutto, secondo me questo è un messaggio molto importante, considerando che viviamo in un periodo così difficile. Perché durante la pandemia? Perché era il momento in cui bisognava portare dei valori, secondo me, per non dimenticare quello che è stato, ed era importante non arrendersi, non piegarsi alle preoccupazioni. Non è possibile, non bisogna, ho sempre pensato che non bisogna dar vinta allo sconforto di questo periodo. Ecco perché, come è successo tante altre volte nella mia vita, e di questo in realtà sto anche raccontando in un libro, lo sconforto mi ha preso tante volte, come tutte le donne, però alla fine ho capito che non bisogna mai arrendersi allo sconforto, bisogna rimboccarsi le maniche, bisogna pensare, bisogna imparare a reinventarsi. Ecco che possono nascere dei progetti che hanno, come dicevi appunto tu Elisa, un valore che va oltre la cura, la cura degli occhi, la bellezza degli occhi, delle ciglia, delle sopracciglia. Noi parliamo di bellezza degli occhi, l'unico strumento che ancora abbiamo forte per comunicare nel momento in cui siamo obbligati a indossare una mascherina, ed è il momento giusto in cui noi donne dobbiamo imparare a comunicare con gli occhi, ma gli occhi devono essere di donne che stanno bene con se stesse, donne che hanno imparato ad amarsi e a curarsi. Questo è in realtà un po' la filosofia degli occhi di Sophie. Gli occhi in primo piano, ma tu hai degli occhi meravigliosi, hai raccontato anche in altre interviste che questo in qualche modo è un dono che proviene poi dall'alto, un dono di natura, però degli occhi che vanno sempre curati, quindi se volessi svelare a chi ci sta seguendo da casa quali sono, sai, quegli accorgimenti per poter avere sempre uno sguardo perfetto, ecco, tu come ti prendi cura di te stessa, dei tuoi occhi, ma anche di te? Guarda, sicuramente una disciplina che porto avanti da sempre, nel senso che gli occhi non è soltanto il colore o la forma degli occhi, ma anche tutta la zona perioculare, racconto sempre, e anche la pelle del nostro viso. Ma la pelle del nostro viso non è solo frutto di creme di ottima qualità o addirittura miracolose, che tra l'altro non esistono. Noi siamo il riflesso di ciò che siamo dentro, che può essere tradotto in equilibrio ormonale, in salute proprio interna, ed è per questo che fondamentalmente la mia disciplina, che consiste da sempre non bere, non fumare, fare movimento fisico che non è mai eccessivo, però ecco quel movimento fisico che mi permette di sentirmi meglio, di scaricare anche le endorfine, gli ormoni dello stress e cose di questo genere. E poi sicuramente non prendere sole, allora se vogliamo proprio parlare di dettagli, io prendo pochissimo sole, sicuramente non in viso. Ecco, quando io parlo anche della bellezza degli occhi, se tu pensi gli occhi che sono un po' tristi, un po' velati, o invece quando sono luminosi, gli occhi quando sono luminosi vuol dire che stai bene, no? E questo è normale. Ecco perché dico sempre, noi diamo delle accortezze per valorizzare la bellezza degli occhi, ma la bellezza degli occhi, a prescindere dal colore e dalla forma, la dobbiamo trovare dentro, dobbiamo impegnarci, perché comunque purtroppo si dice aiutati che Dio ti aiuta, nel senso sì, che la natura ci regala delle cose, ma noi dobbiamo anche imparare a conservarle o comunque a curarle col tempo. E chiaramente prenderci anche cura in questo modo. Sei tanto seguita sui social, ma non soltanto, e racconti, dai consigli alle ragazze, ma l'idea di fare proprio una rubrica nella quale puoi poter ascoltare i tuoi consigli in una forma però ben definita, ci hai mai pensato? Guarda, ci ho pensato, in realtà mi è stata anche proposta, quindi in realtà la mia rubrica non parlerebbe solo di bellezza, l'ho sempre detto, nel senso che mi piacerebbe anche parlare da mamma, di quelli che sono un po', diciamo, le dinamiche familiari, magari di una mamma come me, H24 mamma, ma barra lavoratrice, ma anche da sola, perché poi la storia l'ho raccontata, nel senso che il padre dei miei figli non c'è mai stato qui in casa, adesso siamo addirittura separati, quindi i miei figli sono sempre stati solo con me, ma sono una donna lontana dalla famiglia, quindi mi sono veramente sempre rimboccato le maniche e quindi in realtà mi piacerebbe raccontare un po', ma anche condividere pensieri e consigli, perché magari io ho un'idea di come portare avanti la giornata, fare incastrare certe cose, e altre donne potrebbero averle in altro senso, quindi potrebbe essere veramente una rubrica sicuramente colorata di rosa, proprio pink mood, come sempre dico io, però potrebbe essere una rubrica che non parla solo di bellezza nel
nel senso estetico, ma proprio di benessere, che probabilmente poi è la chiave per rimanere belli, tra virgolette, per sempre, nel senso che si può essere estremamente belli, affascinanti anche con un paio di rughe, se appunto questi occhi sono luminosi. Le rughe fanno parte della nostra storia, del nostro tempo, però la luminosità degli occhi noi non la dobbiamo mai perdere, perché se c'è qualcosa che ci incupisce, ci fa star male, si può avere la pelle più bella del mondo, ma gli occhi raccontano di qualcuno che non sta bene e questo non piace. Prima facevi riferimento ad un libro, che quindi è un nuovo progetto che si aggiunge, sì, a tutte le cose che fai, sì, dici anche che non stai mai ferma e che, no, forse è proprio questa la tua caratteristica, cioè se dovessi, sì, pensare a una tua giornata senza tutti gli impegni che hai, forse non saresti neanche soddisfatta di te. Purtroppo, guarda, io mi lamento che a fine giornata sono stanchissima, però poi mi rendo conto che se non faccio tante cose non mi sento mai soddisfatta. Quindi infatti il mio compagno Lorenzo dice: ma cosa ti lamenti? Non stai ferma un attimo? Non ti siedi un attimo sul divano? Perché ho sempre da fare. Quella del libro è stata quasi una conseguenza naturale di questo anno incredibile che mi è capitato, quest'anno in cui io ho condiviso praticamente la mia vita con l'universo femminile, con tutte le donne che mi seguono, che sono tantissime. E quindi guarda, ti dico una cosa, in seguito alla vicenda della perdita del nostro bambino, mi è arrivato a casa un libro molto piccolo, scritto da una ragazza che aveva deciso di raccontare il dolore del lutto per il Natale. E io mi sono resa conto quanto, nelle parole di questa ragazza giovanissima, quel libro fosse quasi stato una terapia per attraversare e superare il dolore. E in quel momento leggere quelle parole per me, che avevo tanto parlato in TV di questo dolore, in realtà era ulteriormente una sorta di carezza all'anima. E quindi io ho pensato, forse, se io anche racconto la mia vita, ma proprio la mia vita, nel senso dai miei sogni di diventare una dottoressa, che poi la vita ha cambiato facendomi diventare una Miss Italia, e poi il sogno di una famiglia, la famiglia che riesco a creare, ma la famiglia che improvvisamente non c'è più per bugie, tradimenti, per delusioni. Io sto raccontando la vita che appartiene a tutte le donne, e probabilmente fino al giorno d'oggi, quindi al dolore che ho deciso di condividere con tutte le altre donne, e quindi fino al giorno d'oggi probabilmente quello che io racconto potrebbe essere una carezza per altre donne, perché poi alla fine, come ho detto all'inizio, noi donne, gli esseri viventi, vorrei aggiungere, uomini e donne, sono veramente tutti uguali davanti alla vita, ma la vita è appunto fatta anche di dolore. Non possiamo raccontare solo le cose belle, noi dobbiamo raccontare anche il dolore. Ma progetti per il futuro, ti rivedremo di nuovo in televisione? Spero di sì. Oddio, l'anno scorso, subito dopo Temptation Island, mi è stato offerto anche questo programma itinerante su Rai 2 insieme a Federico, sì, 40. Probabilmente c'è in progetto un programma di questo genere, e devo dire che è un programma che mi è stato offerto durante l'estate, è un programma che io riesco a conciliare durante l'estate, ho meno impegni con i bambini, quindi stare in giro per me è più possibile. Effettivamente, anche se faticoso, l'esperienza da inviata, l'esperienza sul campo, è umanamente parlando la più bella che abbia mai avuto. Io ho avuto occasione di fare Mezzogiorno in Famiglia come inviata e poi come conduttrice, ti posso assicurare che quello che io ho raccolto da un punto di vista proprio umano e lavorativo quando ero sul campo, proprio in azione, non era come studio. Quindi l'idea di ritornare a fare un programma del genere itinerante sulle bellezze dell'Italia, sì, potrebbe esserci effettivamente, così come un bel progetto in autunno, però, quindi ormai settembre. Allora incrociamo le dita e non vediamo l'ora di poterti rivedere. Ma Elisa, in tutto questo considera che ogni sera sono lì a scrivere pagine e pagine di un libro, quindi... E poi c'è gli occhi di Sofia anche, e quindi c'è pure questo impegno. Che mi piace, sì. Gli occhi di Sofì che mi piace, e il cui progetto è destinato assolutamente ad ampliarsi. Ad ampliarsi, quindi c'è un nuovo centro, uno, sì, a Roma, esatto, e poi c'è un altro in centro a Roma, e poi chissà anche in altre parti d'Italia. Dobbiamo andare a Milano, perché le richieste, esatto, a Milano sono state tantissime, e quindi ci stiamo organizzando per sbarcare anche a Milano. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Speriamo di rincontrarci presto, magari in presenza, lo diciamo ogni volta, perché è bello anche il contatto umano, ci siamo un po' abituati ad essere distanti. Quasi. Ed è anche giusto che continuiamo ad essere così in questo momento, fino a che la situazione invece, sì, non migliorerà. Dobbiamo,
non dobbiamo disabituarci al contatto umano. Per noi anche questo tipo di incontri, di interviste, ormai è quasi diventato tutto normale, e invece questo dobbiamo ricordare che non è la normalità. No. La normalità è quella che avevamo prima, che dobbiamo ricordare, che deve tornare, però ci vuole ancora un po' di pazienza e un po' di attenzione. Grazie Manila, grazie ancora. Grazie a voi.